Quella della location marinese è stata una novità. Infatti, erano molti anni che gli albergatori non tenevano la festa natalizia a Marciana Marina, come ci dice il sindaco Andrea Ciumei. Credo che sia un'ottima iniziativa quella che gli albergatori hanno fatto qui a Marciana Marina. Gli auguri di Natale sono sempre graditissimi e che Marciana Marina abbia potuto mettere a disposizione una propria struttura importante, una delle più storiche di Marciana Marina. Inorgoglisce logicamente tutti coloro che hanno a che fare con il turismo e una bella serata. Soddisfatta e orgogliosa di aver potuto contribuire alla serata la manager dell'hotel Marinella, Valentina Torino, che oltre agli auguri per le prossime feste ha voluto augurare, sull'onda della buona stagione turistica appena conclusa, anche un in bocca al lupo per quella del 2015. È stato un impegno, ma è stato soprattutto un piacere. Per me e per la mia famiglia, l'associazione mancava dal paese da tanti anni. E colgo l'occasione oggi per fare gli auguri di buone feste a tutti quanti, ma soprattutto per augurarvi una buonissima stagione 2015. Grazie a tutti per essere intervenuti. Ancora Ciumei ha voluto sottolineare la vicinanza e l'appoggio alle iniziative dell'associazione. Credo che sia opportuno rimarcare alcuni aspetti che meritano attenzione da parte delle istituzioni. L'invito a sostenere l'importante iniziativa di Silver Air per quanto riguarda l'aeroporto di Marina di Campo e le linee che sta mettendo in campo con il continente, con la regione toscana e durante questo ponte natalizio anche con Milano. Le sinergie che è riuscito a mettere in campo con Blue Navy, se si riesce a creare sistema, quest'isola è pronta su un trampolino per poter tornare a quello che era negli anni 80, per chi quegli anni se li ricorda.